Vigilanza privata e cassa automatica per far fronte alla microcriminalità. Dopo il provvedimento di chiusura per motivi di ordine pubblico un paio di mesi fa, il Caffè Europa, storico bar di Viale Vittorio Veneto, ha preso le sue contromisure per difendersi dai problemi che non mancano in una zona, quella tra Piazza San Marco e la stazione centrale, particolarmente difficile. Abbiamo pensato di voler privatamente risolvere un problema che la zona ha ed è evidente in qualche modo. La sera diventa una zona abbandonata, senza nessuno che sorvegli e che vigili sull'operato di quello che avviene. Abbiamo preso un'iniziativa nel stipulare un contratto con un corpo di vigilanza privato che dalle 8 a mezzanotte fa il servizio qui al Caffè Europa e alla sala adiacente e in qualche modo migliora la vita dei miei lavoratori e anche dei miei clienti. A livello economico, per un imprenditore, quanto costa un'operazione di questo tipo? A livello economico è uno stipendio in più, è una bocca in più da sfamare che non dico di fare di buon grado, perché onestamente sono tempi che non possono essere, come dire, additati come felici e rosei, però d'altra parte viviamo un momento di particolare degrado. Se non facciamo qualcosa per risolvere anche privatamente, non ne vediamo poi una via di uscita. Il titolare del bar ha preso un altro provvedimento che serve a non far circolare soldi contanti nel locale. Abbiamo installato, forse primi sul territorio, una cassa automatica che serve da deterrente e da maggior sicurezza per i miei dipendenti. All'inizio dello scorso novembre la questura notificò al Bar Europa un provvedimento di chiusura temporanea. Saracineschi abbassate per 3 giorni per motivi di ordine pubblico. Cattive frequentazioni nei pressi del bar, soprattutto spacciatori e tossicodipendenti. Il titolare definì subito ingiusta la decisione del questore. Non è colpa mia, disse, se questa è una zona così degradata, io faccio un altro mestiere. Oggi, a quasi 2 mesi di distanza, faccio un appello da imprenditore ma da cittadino pratese. Un passaggio assiduo, una presenza sul territorio, secondo me è necessaria per Prato e per i pratesi.